Come rappresentare il crimine e la violenza sul palcoscenico? Fino a che punto spingersi per raccontarne l'orrore? Il regista svizzero Milo Rau prova a dare una risposta con le sue storie di teatro, The Repetition, Histoire du Théâtre. Attori professionisti e non portano in scena un episodio di cronaca nera che diventa lo spunto per riflettere sulla tragicità del reale e su come metterlo letteralmente a nudo nella finzione teatrale. La storia è quella di Yzan Jarfi, giovane omosessuale di 32 anni, torturato e assassinato nell'aprile del 2012 a Liegi, in Belgio. Quand en 2012, Yzan Jarfi est assassiné, ça devient un peu comme le symbole du déclin définitif de cette ville. Un jeune homme homosexuel tué par d'autres jeunes hommes au chômage. Son agonie a duré 4 heures. Lo spettacolo si fa inchiesta. Gli attori diventano i familiari e gli amici della vittima per dare voce alle loro testimonianze. Viene ricostruita così la scena del delitto con l'auto dove è cominciato il supplizio di Yzan, picchiato a morte e poi abbandonato nudo nei pressi di un bosco. Riprodurre la realtà, ripeterla, come suggerisce il titolo, è il linguaggio con cui Rau prova a smascherare le manipolazioni mediatiche e giungere alla verità. Milo Rau, classe 1977, ha sempre avuto un occhio di riguardo per storie di crimini. Nel 2007 ha fondato la compagnia di produzione International Institute of Political Murder per documentare le ultime ore di Nicolae Ceausescu e di sua moglie Elena, fucilati nel 1989 durante la rivoluzione romena. Con lui il teatro diventa un luogo dove rievocare tragiche vicende per trovare ancora oggi una catarsi.